Presidente, insomma, i pur si muovono. No, appunto, la realtà della costa non è solo fatta di problemi, insomma, o di chiusure o di licenziamenti, è anche fatta da un tessuto di piccole e medie imprese che ha imprenditori che investono e così investendo fanno lavoro, fanno occupazione e riescono anche ad essere competitivi. Noi come Regione abbiamo messo finanziamenti speciali su queste realtà, questi finanziamenti sono stati colti e hanno prodotto nel complesso, insomma, per quello che riguarda oggi, direttamente qualcosa come 84-85 posti di lavoro. Ci sono altri finanziamenti, sono in corso altre valutazioni da parte degli uffici. Continueremo su questa strada, il che non significa ovviamente rinunciare all'attenzione verso la grande impresa, anche di stamani un protocollo doveva essere firmato con ArcelorMittal, verrà nei prossimi giorni, però significa anche guardare a tante di queste realtà che poi possono crescere, svilupparsi, molti di loro, come avete capito, vorrei provare a fare questa sintesi, insomma. Se questi progetti andranno in porto come loro sperano e i mercati continueranno ad essere aperti, contano su una crescita consistente. Quindi di nuovo questi singoli progetti che abbiamo finanziato dovranno far leva su ulteriori sviluppi futuri. Un imprenditore poco fa ho chiesto, ma investire in queste aree di crisi ci vuole più coraggio o fiducia? Tutte e due, ha detto. La Regione che dice? Sì, anche. Intanto comunque è interessante sapere, insomma, che i nostri finanziamenti hanno creato le condizioni perché si potessero smuovere delle cose. Fummo molto criticati quando abbiamo detto interveniamo, facciamo gli investimenti anche sul porto. Avete sentito quello che ha detto, che si insedia sul porto di Piombino per costruire, se ho capito, la carena delle navi, insomma, per le grandi imprese. Partirà con 20 assunzioni, poi dice questa è solo la partenza. Beh, lui si insedia lì perché c'è un porto industriale che abbiamo realizzato con un escavo profondo, così come si insedia la General Electric, così come si è insediato i Neri di Livorno. Quindi la realtà si sta muovendo, naturalmente non come vorremmo, però noi ci mettiamo tutto quello che possiamo come impegno e anche come scelte politiche. Come avrete notato, abbiamo scelto di finanziare quelle imprese che sono dinamiche, che hanno strategie, non siamo intervenuti, diciamo, a finanziare chi purtroppo si colloca o è già collocato fuori dal mercato, ma imprese con prospettiva. Imprese che vogliono investire, imprenditori che sentono la responsabilità sociale, investono, tirano fuori i soldi e noi proviamo a dargli una mano. Questi sono nostri amici e fratelli per lo sviluppo e per il lavoro in Toscana. Presidente, accennava prima al fatto che la prossima settimana sarà a Roma per l'accordo di programma dell'area di crisi su Massa Carrara. Sì, quando io ho fatto la relazione in consiglio per il secondo mandato ho fatto presto, insomma, dissi che la Toscana aveva sulla costa i suoi problemi, stiamo lavorando. Torneremo la prossima settimana a Roma per Massa e Carrara, per la verifica anche dell'accordo di programma su Livorno e per quello di Piombino. Le cose, insomma, compatibilmente con i tempi necessari, si stanno muovendo su tutte queste le situazioni.